Ciao, bentornati. Allora, avete assistito alla prima parte, quindi avete già fatto diverse esperienze, sia quelle legate a Grotowski, sia quelle che vi ha suggerito Fabio, ok? E io vorrei ripartire proprio da lì, perché Fabio ha detto una cosa prima, no? Cioè che non è importante che cambi tutto, ma che cambi qualcosa intanto, quindi anche un piccolo cambiamento. E infatti partiamo proprio da lì, no? La cosa che vi propongo di fare adesso è di magari girare per la vostra stanza, magari fare una passeggiata per casa o se avete la possibilità, avete un giardino, fare una bella passeggiata in giardino e osservare gli elementi, le cose che avete intorno, quelle cose che tutti i giorni vedete perché sono accanto a voi, fanno parte del vostro quotidiano, ma su cui magari non vi siete mai soffermati con attenzione. Se ricordate, vi avevo fatto un po' questo discorso anche quando ho parlato del muro, no? Prima di raccontare al muro qualcosa di voi, prima di parlargli di voi, provate a conoscerlo. Quindi, muro, sempre parola generica per indicare il tronco dell'albero, l'anta dell'armadio, la porta o qualunque parete della vostra casa. Proviamo a sentire com'è fatta, quindi che legno è, se ci sono delle striature, che odore fa. Quindi fermiamoci e prendiamoci questo momento per vedere intorno a noi quelle cose che ci sono sempre state, che ci sono sempre, ma magari vediamo se riusciamo a guardarle in un modo diverso, se è cambiato qualcosa effettivamente, se notiamo dei particolari che ci sono sempre stati, ma che per distrazione, per fretta, per qualsiasi motivo non abbiamo mai notato, non ci abbiamo mai fatto caso. Ok, per fare questo vi potete prendere davvero tutto il tempo che volete, basta che stoppate il video, mi fate ripartire quando siete pronti. Quindi, se il vostro giro dura 10 minuti, dura 20, dura un'ora, va benissimo così. L'importante è che lo facciate con la vostra calma, con il vostro ritmo, ok? E soffermatevi su alcuni elementi. Benissimo, molto bene. Adesso, fatta questa cosa, vi propongo un'altra esperienza da fare, che anche questa può essere particolare perché abbiamo sempre fretta e ci soffermiamo poco su questi dettagli che diamo tanto per scontato, cosa che non dovremmo fare invece perché nulla è scontato, no? Quindi vi propongo di fare qualcosa di bello, partendo ovviamente da voi stessi, ma che rivolgiamo anche agli altri. Quindi abbiamo questo sguardo rivolto anche alle persone che sono intorno a noi. Perciò andate nella stanza dove si trova la mamma e provate magari a farla ridere. Può essere con un racconto, con una battuta, con una barzelletta, qualsiasi cosa, ma cercate di farla sorridere, d'accordo? Dopodiché potreste andare dal vostro papà, dove si trova, se è nella stanza, se è giù in garage che fa qualche lavoretto manuale, così. Andate da lui e provate a notare qualcosa di particolare che lui fa, un gesto che ripete piuttosto che un altro, una parola che usa più spesso, magari potrebbe anche essere prendiamo il caffè insieme e vedo quante zollette di zucchero mette all'interno della sua tazzina, quindi una cosa che per lui è normale, è abitudinaria, è quotidiana, ma che per un motivo o per l'altro voi non avete mai notato. E fateglielo presente, diteglielo, ho notato che fai questa cosa più spesso di quest'altra, vedrete che fa sicuramente piacere a lui, ma fa piacere anche a voi, no? Quindi dare attenzione all'altro. Quando è che riusciamo a dare attenzione all'altro? Quando in primis diamo attenzione a noi stessi. Attenzione a noi stessi l'abbiamo data nelle esperienze fatte prima, ok? Quindi prendetevi questo momento, ovviamente se avete in casa un fratello, una sorella, la nonna e il nonno, potete ritagliarvi un momento anche da dedicare a loro e scegliere qualcosa di diverso che non avete mai fatto e provare a farlo. Quindi può anche essere vado nella stanza dove c'è il nonno e gli faccio ascoltare la mia canzone preferita e poi chiedo qual è la tua. Perché non è detto che è un'altra generazione, ma sicuramente apprezza un cantante piuttosto che un altro. Altra cosa importante che rientra sempre nel guardarvi intorno, provate anche voi a fare qualcosa per voi stessi. Aprite la finestra, respirate l'aria fresca che c'è fuori, ok? Quindi ritorniamo un po' all'esperienza di prima in cui ci guardavamo intorno e vedevamo le cose che c'erano sempre state, no? Anche adesso, come andate nelle varie stanze di mamma e papà, andate nella vostra stanza e fate qualcosa per voi. Quindi può essere un momento che vi ritagliate per voi stessi, può anche essere se siete chiusi in casa da un mese e mezzo perché c'è la quarantena, uscite in giardino o in terrazzo o
appunto aprite la finestra e guardate, no? Siamo in primavera, quindi ci sono i fiori che stanno sbocciando, c'è l'arietta fresca, magari sta piovendo, possiamo sentire l'odore della pioggia, no? O è appena stata tagliata l'erba, sentiamo l'odore dell'erba tagliata, vediamo di che colore è, Guardiamo gli alberi che ci sono nel nostro cortile, se avete un cagnolino può essere, guardate lo scodinzolare in giro per il giardino, no? Quindi un momento così anche dedicato a voi, d'accordo? Vi prendete anche qui il tempo che vi serve, seguendo il vostro ritmo, d'accordo? Benissimo. Dopodiché facciamo un'altra cosa molto importante. Ci prendiamo un altro momento, scegliete un posto in cui siete tranquilli, in cui siete rilassati, in cui siete da soli. Vi dico io, aggiungo, può essere anche vicino al vostro muro, ok? E scrivete delle cose belle, le cose belle che avete notato, Quelle cose che magari prima invece non avevate notato, le potete elencare, le potete scrivere sul vostro foglio, quindi vi serve un foglio, una penna, le scrivete, può essere qualcosa che mi fa stare bene, sono i colori pastello, sono i colori accesi, sono i miei evidenziatori tutti in fila, colore per colore, può essere il mio cagnolino che scodinzola, oppure l'odore della pioggia, o il nonno che ascolta la canzone che gli ho proposto, tutte queste cose, ok? Cose positive che mi fanno stare bene, che mi fanno bene, ok? Le scrivete anche qui con calma, potete stoppare nuovamente il video, vi prendete il tempo che vi serve. È molto importante questo, perché ve lo ripeto tanto, perché abbiamo sempre fretta, per un motivo o per l'altro ci ritroviamo sempre a correre, a voler passare velocemente questo tempo come se fosse una fonte rinnovabile, tanto c'è tempo, non è vero? Quindi il tempo che abbiamo sfruttiamolo istante per istante e diamogli valore, anche in queste piccole cose, anche prendendo tempo per noi stessi. Quale momento migliore che questo in cui è vero, siamo tutti messi a dura prova, stiamo vivendo una situazione difficile, però possiamo davvero sfruttarla per fare qualcosa di positivo, partendo da adesso, che poi ci sarà utile anche dopo, perché è una cosa che non perderemo. Benissimo. Ora, scritte queste cose, quindi le cose belle che mi fanno stare bene, le cose positive, io mi prendo un altro spazio assolutamente dedicato a me. Può essere sempre dov'ero, vicino al muro, può essere magari in un altro posto, in un altro spazio, ok? L'importante è che io sia tranquillo e provo a riordinarle in un racconto. Ovviamente ho usato il termine riordinarle, ma non c'è una vera e propria logica, potete usarle nell'ordine che volete. Scrivete una poesia, un racconto, una filastrocca, il testo di una canzone, qualsiasi cosa, dove le mettete dentro, ok? Le prendete e le mettete nella vostra storia. Se magari qualcuno ha difficoltà a scrivere un racconto, perché può essere che non sia la forma che predilige per esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri pensieri, può anche trattarsi di un'altra forma, l'importante è che sia una forma artistica, quindi esprimere le cose che io ho scritto, le cose che mi fanno stare bene in maniera artistica, come un disegno, un collage, ok? Se ho una tela dei colori, qualsiasi cosa, se ho i colori a cera, se ho i pennelli, può essere anche questo, d'accordo? Quindi l'importante è che sia una forma artistica. Non è un disegno, può essere una scultura, possiamo usare il dash, il pongo, la creta, qualsiasi cosa che abbiamo in casa, possiamo fare la pasta di sale e usare quella, ok? Perché vi dico questo? Intanto per esprimere quelle cose che abbiamo messo sulla carta, quindi tirarle fuori, fargli fare un ulteriore passaggio. E poi, altra cosa, se volete condividerle con noi, questo è un passaggio molto importante anche per noi, no? Se volete condividerlo potete inviarcelo. Ovviamente sapete che abbiamo il canale YouTube dove vedete i video, ma abbiamo anche la pagina Facebook, l'imparare ad imparare, l'arte del permetterlo, che trovate più facilmente digitando chiocciola per studiare, dove potete contattarci tramite Messenger, oppure potete inviarceli come allegato all'indirizzo info@studentevincente.com. Ovviamente questi lavori verranno condivisi soltanto se volete che siano condivisi, non è obbligatorio, è una cosa che noi vi suggeriamo se volete così farcelo vedere, ok? Ma se non avete piacere che vengano postati, ovviamente non saranno postati. Ricordo di prendervi tutto il tempo che è necessario e di guardare puntata per puntata senza aver fretta di andare a vedere cosa succede dopo. Bene, io credo di avervi detto tutto, vi auguro un buon lavoro, vi ringrazio per avermi ascoltata, per avermi seguita fino qui e ci vediamo domani con l'ultima parte del nostro percorso. Grazie a tutti, ciao! Ciao!